Cioè, dici, l'odio rende celebri. Perché ti sei ritirato dai social network a un certo punto, vittima di molte allora, ingiurie? Non ha retto psicologicamente. No, vabbè, ma Da questo, psicologa, Lisella, tu era una veramente battuta. l'accetta? Psichiatra. A psichiatra, per carità, no? Prego. Non ci sono mai stato nei social network, cioè avevo una segreteria che faceva questo per me, dopodiché ho chiesto che cosa servisse e non ho capito mai che cosa servisse, al di là del fatto che, siccome io non vendo fiori, non vendo mutande, non faccio queste cose qua, non capisco che cosa mi dà, e non cerco certo gli amici su Facebook, che credo solo degli idioti possono cercare degli amicizie su Facebook. I Ecco, sempre social, sfumato, no, importante mi sono questo. sfumato, non mi è mai fregato niente. Ho scritto un libro in cui spiegavo le mie ragioni, che sostanzialmente il mio pensiero è semplicissimo: i social sono come l'acqua che quando bolle fa venire su gli gnocchi. Tutto là, viene su il peggio dell'umano. Non fate gli ingenui a pensare che per cosa volete che venga su? L'impotenza La tremenda che c'è in giro frustrazione. oggi, c'è un'impotenza, la frustrazione, l'invidia infinita, se l'invidia fosse tigna, dicevano i vecchi. Questo cosa volete che sia Guardi che questo? vengono fuori anche cose Boh, positive, guardi, il eh. Vengono fuori un 5%, sacco, ma no, 5%, assolutamente. l'8%, Nella mia vogliamo. esperienza è un No, io il massimo che ho. 60-70 positivo, Io anzi di più, l'80%, adesso la domani ci sarà, condivisione, la libertà di poter domani dire. mattina faremo Attenzione, i qui conti e serve una vediamo quante cose Cassazione. intelligenti avremo detto che saranno state colte e quanti a me mi scrivono gli Anonymous, che sono il massimo proprio del coraggioso. Avvocato, buongiorno. Fantastico.